Buonasera a tutti amici ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata della Tana dei Lupi qua in diretta su RadioRomaFutura.it. Sono le 7:10 del mercoledì 1 novembre, anche se è festa noi andiamo in onda comunque, chiaramente puntata posticipata rispetto al nostro appuntamento settimanale che è il martedì alle 9, causa grandissima partita della Roma contro il Chelsea, quindi grandissima vittoria. Ed è proprio di questo che io, Matteo Pietrosanti, insieme al mio fido Alessandro Paglioni. Buonasera a tutti, ciao Matteo. Parleremo questa sera, insomma. Veniamo appunto alla partita valevole per la quarta giornata di Champions League. La Roma affronta il Chelsea in casa all'Olimpico davanti a 55.000 spettatori, quindi partita che ha richiamato comunque il grande pubblico. E Roma che non ha deluso le aspettative, anzi forse voglio dire ha reso anche di più di quello che ci si aspettava, no Alessandro? Assolutamente, la Roma ha giocato una partita la più bella dell'era di Francesco, insomma in questi 3 mesi sicuramente la partita più bella, più esaltante. Una Roma che ha surclassato il Chelsea sotto tutti i punti di vista, secondo me. Chelsea che veramente non ha fatto di rimporta, non ricordo insomma occasioni pericolose. E insomma devo ammettere anche abbastanza sorprendente, insomma, sia la classifica sia il modo con cui la Roma approccia le partite, la difesa. Secondo me, insomma, io avevo sottovalutato, insomma, non tanto la squadra quanto il tecnico. Pensavo che la squadra potesse, pensavo che il tecnico ci mettesse un po' di più a farsi capire della squadra. Invece, insomma, sta facendo un grandissimo lavoro. La Roma non prende mai gol, ha subito 5 gol in campionato, ha subito insomma pochi gol in Champions, 4 gol in Champions e insomma, e ieri ha sfoderato una partita meravigliosa con una squadra quadrata che sa quello che fa, che non subisce, che fa il fuorigioco in maniera corretta, che attacca bene con tanti uomini, che è pericolosa anche dai calci da fermo, finalmente. E insomma, con un grande portiere, ecco, Alisson invece una parata l'ha fatta anche molto bella. E insomma è tutto molto bello. La Roma ora è prima ed è nelle proprie mani, insomma, il proprio destino. Ora andremo a Madrid a giocarci, insomma, veramente il primo posto, perché se riuscissimo a vincere a Madrid, insomma, dando per scontato che col Karabag vinciamo, la Roma clamorosamente arriverebbe prima nel suo girone. E c'è l'incredibile opportunità anche che l'Atletico Madrid in questo momento è ultimo, però insomma se il Karabag fa una grande partita, insomma, c'è anche la possibilità che l'Atletico Madrid sia fuori da tutto, insomma, dalla Champions, dall'Europa League. Io mi sono innamorato di questo allenatore nelle ultime partite, soprattutto. Prima non mi convinceva. Più vero di così che devo dire. No, che cosa? Niente, perché? No, perché t'ho visto che hai fatto un gestaccio, nel senso che... Cioè. No, è che poi avremo modo di parlarne dopo, voglio dire. Un conto la partita di ieri, un conto le partite in campionato. E secondo me c'ho tante differenze importanti. Detto questo, ieri grandissima partita della Roma contro un Chelsea, sicuramente non in stato di grazia. E una Roma che ha lasciato qualche spazio i primi 30 minuti, come all'andata un po', rispetto alle incursioni di Bakayoko e di Hazard. Quindi forse un problema alle gambe, nel senso che per esempio un profilo come Fazio risultava essere un po' troppo lento, no? Per uno come Hazard. Infatti Florenzi ha dovuto recuperare più volte il pallone. Voglio dire, Florenzi, tra le altre cose, prestazione da elogiare per l'impegno e per la grinta messa in campo fino alla fine. Infatti è arrivato stremato al cambio che lui stesso ha richiesto. E quindi forse questo per i primi 30 minuti lo abbiamo un po' subito. Dopodiché però in realtà la Roma ha dominato completamente la partita, ha creato le occasioni più ghiotte, è stata superiore al Chelsea nel reparto centrale. Ancora una volta Strootman ha preso le misure, De Rossi ha fatto ottima guardia e Nainggolan ha fatto Nainggolan di base. E quindi siamo riusciti, ecco, a dominare tutta la partita. Abbiamo anche dato il risalto a una densità, a una compostezza
difensiva che non è secondaria per niente, no? Appunto, non è solo la difesa che difende, ma tutta la squadra. Tutta la squadra. Mi ricordo nel primo tempo il Shaarawy che ha fatto un recupero straordinario su, insomma, sulla fascia sinistra del Chelsea, che è andato, insomma, fino in fondo, ha seguito l'uomo veramente fino in fondo, ha recuperato palla alla fine. Lui stava più dietro di Florenzi che terzino destro. Questo è il giusto spirito. Volevo un attimo dire una cosa sul Shaarawy, che insomma, che noi elogiamo quando gioca bene e malediciamo quando gioca male. Devo dire che quando gioca bene ultimamente sta tirando fuori veramente grandi prestazioni. È un peccato veramente che immagino che lui non riesca a essere concentrato tutte le partite, perché quando è concentrato, quando azzecca la partita, è veramente bravo, è veramente un grandissimo giocatore secondo me. E mi è piaciuto anche in questo ruolo di ala destra, che a lui non piace molto, immagino, perché lui preferirebbe rientrare, insomma, così. Ma ha fatto due gol meravigliosi, il primo soprattutto, ma anche il secondo. Anche il secondo per niente facile, per niente facile, che insomma ci ha fatto un gran tocco. Il primo però stupendo. Una nota di merito anche a Diego Perotti, che tra le altre cose sono molto felice per lui, perché penso che sia una delle cose più difficili in questo momento per un trequartista, insomma, per uno che gioca dietro la punta, raggiungere la nazionale nell'Argentina. Insomma, lui è stato convocato da San Paoli dopo 6 anni e insomma sono molto felice per lui, penso che se lo meriti, sta facendo grande partita. Quando parte in dribbling è veramente micidiale, è veramente impressionante. Fatto una discesa sulla tre quarti impressionante, sì. In cui ne ha mandati bevuti 2-3, sì. dei loro. E poi da elogiare, anche seppure in un, diciamo, poi nelle serate di Champions come questa è chiaramente da elogiare tutta la squadra, però io mi sento di fare un ulteriore elogio anche a Dzeko, che ha fatto una partita ben diversa da quella dell'andata, perché la difesa del Chelsea si è molto concentrata su di lui e lui ha intelligentemente approfittato di questa, diciamo, di questa impostazione tattica per portarsi praticamente sul lato tutti i difensori del Chelsea e lasciare campo aperto poi alle incursioni delle nostre ali. A un certo punto addirittura ne ha portati via 3, sì, della difesa. Ne ha portati via. Là c'è stato secondo me errore, troppi, c'è un errore difensivo, troppi sicuramente difensori su un solo, ma su sicuramente sicuramente Conte ha dato l'input secondo me di mettergli almeno 2 addosso. In quel caso c'è un errore, perché ci va pure il terzo, sì. E quindi proprio diventano praterie, cioè, da una cosa l'altra veramente parte. Strana comunque per una squadra di coach, cioè, quell'errore è clamoroso. Quell'errore è clamoroso, è veramente clamoroso. Appunto, come... voglio dire, senza nulla levare alla prestazione magistrale della Roma, sicuramente non affrontiamo il Chelsea che lo scorso anno ha vinto la Premier League, sì, come impatto sul campo, certo, capito? Certo, e certo. Questo poi si vede pure nel campionato, nelle coppe internazionali e non. Però comunque è una squadra che poi ha dei profili tecnici veramente di spessore, no? Penso ad Hazard, ma pure a Willian, penso a Morata, Fabregas ieri ha sbagliato dei passaggi, voglio dire, lui che è stato negli anni scorsi, specie quando era al Barça, uno dei centrocampisti con il più alto numero di passaggi riusciti, ha perso dei passaggi molto molto banali. Quindi da una parte una debolezza forse psicologica del Chelsea, da quell'altra una grande Roma. Questi due elementi mixati hanno fatto maturità, sì, anche da parte della Roma. Sì, sì, sicuramente me. Sicuramente anche maturità, sicuramente anche tanta tecnica, perché comunque tutti e 3 gol sono 3 gol tecnici, no? Il gol di Perotti, vabbè, è spettacolare chiaramente, sì. E beffa uno come Courtois, che non è proprio l'ultimo. Secondo me l'ha sbagliato, ce l'ha, sì, ad Kolarov da solo, che ha fatto la sovrapposizione. Ma ti posso dire, voglio dire, che poi vige sempre la legge, poi dici, quando vabbè, segni... Sei, no, cioè, ho capito, sì, vabbè, questa è un'altra cosa. Cioè, no, vabbè, là dipende anche lui come vedeva la porta, insomma. Vabbè. Pure Nainggolan, di tante volte che ci prova, molte volte la butta alta, però quelle volte c'è riuscito a metterla dentro, no? Kolarov idem. Sì, certo. Kolarov, sì, stava facendo un disastro, per fortuna ieri Morata, sì, ha tirato alta. Sì, Kolarov ha mollato un po', ci sono stati io ho visto nella, cioè, specie nel primo tempo, nella prima parte, un po' degli abbagli difensivi, no? Pure con Juan Jesus ancora una volta protagonista e anche un po' nella coordinazione con Fazio. E tra le altre cose, secondo me, quando è entrato Manolas si è vista proprio un'altra faccia. Cioè, con Manolas diventa veramente una difesa 3-4 volte più sicura, più solida, con la coppia Manolas. Comunque più
Sì, sì, ha giocato più a destra, però praticamente la sicurezza che dava, i recuperi che faceva erano fondamentali. Oppure si è sfiorato il gol, la grande parata di Courtois. Sì, grandissima parata di Courtois, infatti poi anche bel gesto di fair play tra i due, nel quale appunto Manolas ha dato la mano, si è complimentato con Courtois. Quindi gran bella partita, partita appunto che praticamente ci stacca un biglietto per la qualificazione, questo anche in vista, voglio dire, del risultato clamoroso di Madrid, in cui l'Atletico non riesce ad andare oltre l'1-1 contro un Karabakh in 10. Quindi questa cosa abbastanza strana, voglio dire, però meglio così. E io sono convinto più per demeriti del Madrid che per meriti del Karabakh. Però vabbè, e quindi ecco, almeno di sorprese dovremmo un girone che sembrava agli esordi molto difficile, voglio dire, era difficile anche arrivare secondo, ora possiamo secondo me tranquillamente parlare di primo posto nel girone. Dobbiamo vincere a Madrid, ma secondo me pure se pareggiamo e l'Atletico vince e l'Atletico poi vince col Chelsea la partita dopo, pareggia col Chelsea, appunto, quindi voglio dire c'è più di una strada per finire primi, ecco, questo voglio dire, e questo è molto molto bene. E inaspettato, Di Francesco, vanno sicuramente tutti i plausi del mondo, perché comunque era un allenatore che, voglio dire, su cui io per esempio avevo in parte delle riserve, no? Specie rispetto al suo percorso in Champions League, perché io l'ho visto con il Sassuolo quando ha dovuto gestire l'Europa League e non mi era sembrato che avesse quell'esperienza idonea, e invece sta gestendo la Champions League molto bene, senza inficiare più di tanto il campionato. Esatto. Poi è chiaro che questo poi si vede anche sul lungo periodo, però questo già è un assaggio. Sì, molto bene. Sta facendo un ottimo turno, ogni tanto secondo me un po' troppo, per esempio la partita contro il Bologna, secondo me insomma ha cambiato 8 giocatori, sono troppi, però insomma abbiamo vinto, insomma, ecco, i giocatori si riposano. Trattiamo un attimo delle tre partite, Crotone, Bologna, Torino, no? Sì. Perché poi a fronte noi dove eravamo rimasti? Noi eravamo rimasti al Torino, credo. Al Torino. Quindi abbiamo